In questo video parliamo della questione della residenza della badante a casa dell'assistito. Il datore di lavoro è obbligato a dare la residenza alla badante? E se risiede a casa dell'assistito, la badante finisce sullo stato di famiglia del datore di lavoro? Lo scopriremo dopo la sigla. La questione si pone per la badante convivente che non ha una sua residenza in Italia. Se la badante convivente ha una sua residenza in Italia, nella casa dell'assistito dove vive e lavora ha il solo domicilio. Dobbiamo tenere presente infatti che la residenza e il domicilio non sono la stessa cosa e possono non coincidere. La residenza è il luogo di abitazione. Il domicilio è il luogo in cui si svolgono, i propri affari e i propri interessi. La badante quindi può avere la residenza ad esempio a Roma e avere il domicilio a Pescara dove, vive e lavora a casa dell'assistito. Il domicilio non richiede alcuna formalità né registrazione presso l'anagrafe e quindi non è certificabile. La residenza va invece dichiarata al comune. Diverso è il caso della badante convivente che non ha altra residenza in Italia. E questo è il caso delle badanti straniere che hanno la residenza all'estero. Il datore di lavoro in questi casi ha l'obbligo di dare la residenza e verrebbe sanzionato se non la concedesse. La badante straniera può essere assunta indicando il solo domicilio nel comune italiano in cui lavora, ma entro 48 ore dall'assunzione va comunicata all'ospitalità, alla pubblica sicurezza con PEC o raccomandata DR e entro 20 giorni dall'assunzione va fatta l'iscrizione all'anagrafe e richiesta la residenza. La badante o la colf viene iscritta per motivi lavorativi in una scheda separata e non entra nello stato di famiglia dell'assistito. Al comune quindi risulta uno stato di famiglia dell'assistito separato da quello della badante e l'assistito non perde nessuna agevolazione. La residenza della badante in casa influisce solo sull'ammontare della tassa dei rifiuti, che viene calcolata infatti in base al numero dei residenti nella casa. Cessato il rapporto di lavoro, ultimato il periodo di preavviso, il datore di lavoro va al comune e informa l'ufficio anagrafe che il suo ex dipendente non abita più in casa sua. Va precisato che il datore di lavoro ha l'obbligo di dare, la residenza alla badante che non ha altra residenza in Italia, ma la badante deve chiederla. Infatti, i presupposti, richiesti dal, DPR 223 del 1989 per l'iscrizione all'anagrafe sono la volontà della persona e l'effettiva dimora abituale nel comune. La badante deve firmare il modulo di dichiarazione di residenza al quale va allegato il permesso di soggiorno. La badante straniera che non ha altra residenza in Italia ha il diritto di avere la residenza a casa dell'assistito perché la residenza è il presupposto per avere altri diritti. La residenza dà infatti il diritto alla badante di avere il medico di base e di avere l'assistenza sanitaria, dà il diritto ad una serie di diritti assistenziali. La residenza non è invece necessaria per avere la NASPI, l'indennità di disoccupazione. Questo lo ha chiarito l'INPS con il messaggio 698 del 20 febbraio del 2019. Qual è la legge che prevede l'obbligo del datore di lavoro di dare la residenza alla badante? L'articolo 5 del DPR 223 del 1989 prevede che le persone conviventi per motivi di lavoro sono considerate membri della convivenza. L'articolo 6 dello stesso DPR stabilisce che il responsabile della convivenza, cioè il datore di lavoro, è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche. Deve effettuare l'iscrizione anagrafica della badante per motivi di lavoro subordinato, come previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio del 2007 e dalla circolare del Ministero degli Interni numero 16 del 2 aprile 2007.
L'articolo 13 del DPR 223 del 1989 ci dice poi che il datore di lavoro deve fare la dichiarazione anagrafica entro 20 giorni dall'ingresso in casa della badante, quindi dall'inizio del rapporto di lavoro. Per una valutazione del vostro caso, per assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito infine ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!